Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina dedicata all'8 marzo, festa della donna. Esistono ancora molte disparità di genere fra i sessi, specie nel lavoro, mentre il lockdown ha acuito la violenza fra le mura domestiche. Il servizio di Giuseppe Dintino. L'8 marzo non è la festa delle mimose, ma la giornata internazionale dei diritti delle donne. A differenza di quanto si crede, non si tratta della ricorrenza di fatti di cronaca, ma è una data simbolo che affonda le sue radici nella seconda internazionale socialista di Stoccarda, in cui si discusse anche del suffragio universale delle donne. Fino allo stop imposto dal Covid, l'8 marzo è sempre stata una giornata di scioperi e manifestazioni femministe. Oggi le donne possono votare in quasi tutti i paesi del globo, ovviamente Italia compresa, ma anche qui permangono molte disparità di genere. Ad esempio rispetto al compenso salariale, che a parità di ruolo è tendenzialmente più basso per le donne. Oppure, sempre nel mondo del lavoro, rispetto al tasso d'occupazione. Quello femminile è circa 20 punti percentuali più basso rispetto a quello maschile. E nel 2020 sono state 312.000 le donne che hanno perso il lavoro, con una flessione del 3,2%. La disparità nel tasso d'occupazione, però, secondo un rapporto di Federcasalinghe, è dovuta più alla maternità che al Covid. Le donne occupate con figli che vivono in coppia, infatti, sono il 53,5% contro l'83,5% degli uomini a pari condizioni. Al contrario, prendendo in considerazione i single, i tassi d'occupazione si avvicinano molto tra i due generi, è del 76,7% per i maschi single e del 69,8% per le femmine single. Questi numeri sono sintomo di una debole politica di welfare a sostegno della genitorialità, ma anche di un'antica cultura patriarcale che attribuisce alla donna la responsabilità della cura dei figli e all'uomo quella dell'economia domestica. E se il Covid non è l'artefice del gap nel lavoro, lo è però dell'impennata di casi di violenza durante il lockdown. Tra aprile e marzo 2020 le telefonate al numero d'emergenza 1522 sono schizzate del 73% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, secondo l'Istat, un omicidio su due è stato un femminicidio, 10 punti percentuali in più rispetto al 2019, e nel 90% dei casi l'assassino è il partner o l'ex partner. Dall'altro lato sono diminuite le denunce per maltrattamenti, a dimostrazione di come la coabitazione forzata col proprio aguzzino abbia impossibilitato molte donne a chiedere aiuto. Abitualmente infatti le chiamate al numero di emergenza arrivano per la maggior parte tra le 9 e le 17, cioè quando l'uomo magari è al lavoro. Durante il lockdown però sono notevolmente aumentate le chiamate durante la notte e la mattina presto. E adesso andiamo a vedere le iniziative a Teramo città e in provincia per quanto riguarda l'8 marzo. Enti ed associazioni hanno ricordato con vari eventi questa ricorrenza. Tania Bonici Castelli. Tanti, tantissimi palloncini sulla scalinata del Duomo di Teramo, ognuno con un nome di donna, per ricordare le 85 vittime di femminicidio in Italia tra il 2020 e il 2021. E poi la facciata illuminata di rosa intenso e la scritta 8 marzo, giornata dei diritti delle donne. Con questa iniziativa congiunta, la Commissione Pari Opportunità della Provincia e la Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Teramo hanno voluto sottolineare la ricorrenza dell'8 marzo, mettendo al centro proprio la drammatica attualità del femminicidio. Intanto si susseguono in città svariate iniziative organizzate da enti e associazioni. La CGIL di Teramo lancia incontri tematici online per stigmatizzare che in tempi di pandemia le donne stanno pagando il costo maggiore, e lo dicono le indagini Istat sui dati dell'occupazione femminile. C'è poi la rete antiviolenza Ester Sono Io, impegnata a diffondere la cultura di parità di genere. Per l'occasione dell'8 marzo ha realizzato una sciarpa rossa per Ester, a cura di Davide Peluzzi, ambasciatore per il mondo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che in occasione della spedizione Explora No Limit ha portato la sciarpa rossa sull'Everest, la montagna madre della terra, a protezione di tutte le donne del mondo. Sono scese in piazza Orsini anche tante giovani ragazze della Casa del Popolo di Teramo, al grido siamo tutte in zona fucsia.
Hanno recitato monologhi di Paola Cortellesi e coordinato un flash mob contro la violenza sulle donne. Al termine di questa giornata simbolo in Piazza Martiri a Teramo, l'albero dell'olmo si spegnerà definitivamente. Ma prima si svolgerà l'iniziativa La luce delle donne, promossa dal consorzio stabile Rennova, che dopo aver sostenuto l'illuminazione rosa dell'albero al centro della città, intende ora accendere i riflettori sul coraggio delle donne ad un anno dalla pandemia. Si chiama Panchina Rossa, hashtag Uomini abbiamo un problema, l'iniziativa della CGIL nella giornata della festa delle donne. Vediamo. Uomini abbiamo un problema, questa è l'iniziativa della CGIL qui a Pescara nel giorno della festa della donna, una manifestazione simbolica però dall'alto valore, dal grande valore. La CGIL di Pescara ha declinato questa giornata che, ci tengo a dire, non è una festa ma è una giornata di lotta, e dietro la lotta ci sono tante rivendicazioni delle donne ed è una giornata appunto declinata sul tema della violenza della donna, perché i dati parlano chiaro: durante la pandemia sono aumentati i casi di violenza, perché la violenza è nella famiglia, nei rapporti di coppia, nella cultura, negli stereotipi di genere, e quindi noi abbiamo deciso oggi di supportare un appello portato avanti dalla CGIL nazionale, che è www.abbiamoproblema.it, dove chiediamo agli uomini di essere protagonisti di questa giornata, perché la violenza è un problema degli uomini, non è delle donne. E quindi diciamo che questa pandemia ci sta lasciando delle problematiche che appunto ricadono sulle donne, perché sono segregate e ghettizzate a casa nello smart working, perché sono vessate e pressate dal lavoro domestico, dal lavoro di cura dei loro figli, e quindi è proprio nelle mura domestiche che scoppiano e si annidano episodi di violenza, e quindi sono gli uomini che devono oggi essere i protagonisti e partecipi di questa battaglia. I dati sono disarmanti e allarmanti. Questa pandemia ci consegna che la fragilità del lavoro delle donne è totalmente sotto scacco. Tantissime donne hanno dovuto abbandonare il posto di lavoro, non solo perché è inconciliabile anche con lo smart working la condizione della donna dentro casa e quella di lavoratrice, ma sempre di più perché in realtà tutto quello che sta accadendo in questi giorni, lo vediamo nella regione Abruzzo, in particolare nella città di Pescara, dove da un mese le scuole sono chiuse, non ci sono sostegni alle famiglie, non c'è sostegno alle donne. Una donna che ha dei bambini piccoli, che non può lasciare a casa, perché appunto ricordiamo a tutti che i bambini piccoli non si possono lasciare a casa da soli, sono costrette spesso in questi giorni a dimettersi dal proprio luogo di lavoro, perché non sappiamo quando le scuole riapriranno. È chiaro che il tema della sicurezza è fondamentale per tutti, ma questo è significato in questi mesi e in quelli che forse addirittura verranno, che le donne devono abbandonare il posto di lavoro, perché è impossibile conciliare appunto un lavoro in presenza con il fatto di avere i bambini a casa. Non c'è sostegno, perché in questa fase non c'è sostegno, non ci sono sostegni straordinari, e anche quando ci sono riducono il salario delle donne del 50%, ma il dato più grave e allarmante è che molte donne alla fine di questa pandemia, se e quando mai finirà, avranno perso il loro luogo di lavoro, e su questo noi chiediamo alla politica tutta, locale, nazionale, di impegnarsi per riportare invece il lavoro delle donne al centro, perché quando le donne lavorano le cose funzionano sempre meglio. La violenza soprattutto appunto è legata alla condizione economica delle donne, perché le donne molto spesso non possono lasciare la famiglia proprio perché non hanno una condizione di libertà economica per potersi allontanare molto spesso da quello che le tiene, diciamo, che li fa subire la violenza. E adesso proseguiamo questo cammino nell'8 marzo e andiamo alla Camera di Commercio di Chieti Pescara, a Pescara, dove si è svolto ed è stato diffuso via streaming un convegno sul lavoro femminile e la pandemia. Ancora Paolo Renzetti. Uscire dalle situazioni di disagio e violenza grazie al lavoro, e questo è il messaggio che ha lanciato questa mattina la Camera di Commercio Chieti Pescara con la presentazione dello studio condotto dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne sull'andamento delle imprese femminili a causa del Covid. L'inasprirsi della pandemia ha letteralmente bloccato la crescita delle imprese femminili, relegando nuovamente le donne al solo ruolo di mantenimento di casa e famiglia ed imprigionandole, come dimostra l'incremento dei femminicidi dall'inizio di questo anno, in situazioni da cui sembra
impossibile fuggire. Stiamo intervenendo in maniera molto più seria, molto più incisiva, perché c'è bisogno veramente di un intervento mirato, concreto. Stiamo lavorando molto sulla digitalizzazione, stiamo lavorando molto sul green, stiamo lavorando molto sulla formazione finanziaria. Le nostre microimprese devono assolutamente essere più strutturate, quindi c'è bisogno di creare e di dare quegli input necessari. Diciamo che non è più tempo di parole e di chiacchiere, è tempo di interventi corposi, di interventi mirati, di contributi importanti se vogliamo risanare la nostra economia in generale, in particolare quella dell'economia delle donne, delle imprese al femminile. E vedremo tra poco in questo studio che le difficoltà sono veramente tante, è inutile che ce lo continuiamo a ripetere, sarà ora soltanto che cominciamo invece a intervenire in una maniera veramente importante, veramente costruttiva. Sappiamo tutte che il ruolo delle donne è stato fondamentale in questa pandemia ed è ancora fondamentale. Abbiamo avuto donne che hanno lavorato in smart working, abbiamo avuto donne che hanno dovuto cessare, fermare le loro attività con le gravissime conseguenze che ce ne sono state. E quindi le donne stanno come sempre reagendo, ma il problema, il momento è veramente particolare. Sappiamo tutti che adesso è ora veramente di muoversi, di intervenire massicciamente, seriamente, con contributi mirati e con una formazione e un'assistenza veramente importante, veramente costruttiva. E adesso voltiamo pagina. Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso del Comitato per il diritto alla cura tempestiva domiciliare nella epidemia Covid-19, che è presieduto dall'avvocato napoletano Eric Grimaldi e che chiedeva che non si curassero i pazienti solo con paracetamolo. Vediamo. Questa mattina l'avvocato Eric Grimaldi, presidente del Comitato Cura Domiciliare Covid, ha incontrato in regione l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, che ha condiviso l'approccio della cura precoce proposto dai medici del comitato, intervenendo a domicilio senza ricorrere così poi al ricovero ospedaliero in strutture già sature. Si è parlato inoltre della necessità di coinvolgere i medici di famiglia, arma necessaria per andare oltre l'emergenza, superando così l'approccio terapeutico che consiste nel prescrivere paracetamolo e vigile attesa per 72 ore, approccio sospeso dal TAR del Lazio il 4 marzo del 2021 a seguito del ricorso presentato proprio dal Comitato Cura Domiciliare Covid-19. Comitato Cura Domiciliare Covid, del quale io sono il presidente, i cui medici hanno redatto uno schema terapeutico, diciamo, di aggressione alla malattia molto rapido, che abbiamo inviato anche all'AIFA e stiamo facendo il giro di tutte le regioni. Siamo stati già in Lombardia, così dove abbiamo anche ovviamente la possibilità di incontrare adesso i rappresentanti del CTS, il Molise l'ha già adottato, il Piemonte si è adeguato ed è giusto anche che Regione Abruzzo, dove ci sono tanti cittadini, pazienti positivi sintomatici che si rivolgono al nostro gruppo Facebook, peraltro che è collaterale al comitato, perché si sentono in un certo senso abbandonati dai territori o comunque in un certo senso credono di non avere le cure adeguate, perché purtroppo c'erano linee ministeriali che prevedevano paracetamolo e vigile attesa per 72 ore. Ho ottenuto un'ordinanza dal TAR Lazio che ha sospeso questa nota AIFA del 9 di dicembre sulla paracetamolo vigile attesa per 72 ore e sulle parina sulla gli allettati, quindi adesso è venuto il momento di aggredire la malattia ai primi sintomi e quindi in un certo senso di comunicare questa possibilità ai medici di medicina generale per far sì che loro non abbiano le mani legate e possano prescrivere e somministrare farmaci senza alcun timore e senza alcuna paura. Il dottor Bocchini dice che la responsabilità in questo senso è dei protocolli nazionali, non è la sua. Noi siamo qui per tendere la mano, non portiamo nessuna proposta, noi siamo qui per aiutare i cittadini, quindi se c'è la possibilità di farlo attraverso l'adozione di questo schema terapeutico che loro esamineranno, penso e spero a breve, insieme al CTS, noi siamo qui per poter aiutare gli abruzzesi e a uscire subito da questa emergenza e non riversarsi verso gli ospedali che oramai stanno collassando. E queste cure prevedono un'aggressione precoce al virus in maniera tale da impedire la replicazione e l'evoluzione della malattia, che abbiamo visto in tantissimi casi porta poi i pazienti all'ospedalizzazione, abbiamo visto anche alla morte. Quello che noi riusciamo a fare è una somministrazione precoce, soprattutto di antinfiammatori e di eparina, permette proprio di interrompere la cascata infiammatoria e quindi l'evoluzione della malattia. Quello che noi proponiamo non è altro che somministrare precocemente farmaci spesso di uso comune come gli antinfiammatori non steroidei, che si sono sempre usati anche
per patologie non solo per il Covid, ma per patologie anche molto più banali. Coinvolge tanti pazienti all'interno del comitato, già nella regione Abruzzo noi abbiamo avuto tante richieste di pazienti, allo stesso tempo abbiamo la collaborazione di tanti medici di varie specializzazioni, tanti farmacisti, anche tanti infermieri, psicologi che proprio supportano i pazienti che ci contattano, che hanno bisogno di aiuto, anche di chiarimenti. Adesso una notizia di cronaca: un ortonese che percepiva il reddito di cittadinanza è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli uomini della Guardia di Finanza della Tenenza di Ortone. I militari gli hanno sequestrato 35 grammi di cocaina e 70 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e 4.000 euro in contanti. Il servizio, si legge in una nota, scaturisce dall'ordinaria attività di prevenzione posta in essere per il contenimento del rischio contagio Covid-19, nel corso del quale, con l'ausilio delle unità cinofile di Pescara, si è proceduto al controllo e alla perquisizione. Il risultato, si legge ancora, conferma la presenza del corpo sul territorio della provincia in sinergia con le altre forze dell'ordine. Ed ora la politica. Andiamo a Francavilla al Mare, dove continua a tenere banco la disputa tutta interna al centrosinistra fra il sindaco Antonio Luciani e Francesca Buttari, estromessa la settimana scorsa dalla giunta dopo essergli stata revocata anche la delega da vice sindaco. La consigliera comunale ribadisce il suo impegno per la città. Vediamo il servizio. E di qualche giorno fa la notizia dell'estromissione dalla giunta di Francesca Buttari, dalla giunta Luciani. Sono passate alcune ore, è rimasta l'amarezza? Beh sì, l'amarezza sì, nel senso che questa vicenda, che era una vicenda politica, anche comprensibile in alcuni suoi passaggi, poi ha assunto anche tratti personali, perché credo che comunque bisognava aprire una discussione plurale, allargata, e invece si è conclusa con la mia estromissione dalla giunta. Quindi anche per il percorso che ho fatto con il sindaco, che è stato per un lungo periodo di grande sintonia, c'è anche una ferita personale adesso, sì. Non era possibile evitare che questo accadesse? Molti si fanno questa domanda. Poi ragionare col senno del poi è complicato, e sicuramente ci sarà il tempo anche di fare questo tipo di valutazioni, che oggi sono difficili, perché è comunque una valutazione a caldo. Sicuramente ognuno ha le sue ragioni, che liberamente abbiamo esposto, e mi auguro appunto invece che per evitare ulteriori tensioni e fibrillazioni all'interno della maggioranza, ma anche della coalizione di centrosinistra, sia veramente aperta una discussione che tenga conto del pluralismo e dei diversi punti di vista. La mia disponibilità, che è sempre stata tale, quindi non una impropriamente, come si dice, una candidatura, o come qualcuno dice strumentalmente, un'autocandidatura, ma è sempre stata una disponibilità che ho dato al Partito Democratico, al centrosinistra, e è chiaro che il procrastinarsi della data del voto adesso rimette, secondo me, anche un po' in discussione alcuni aspetti. Mi vorrei soffermare piuttosto su quello che è il mio impegno nella comunità francavillese, che ho rinnovato, nel senso che io sono una dirigente del Partito Democratico, sono una donna che ormai è diventata comunque un punto di riferimento per la città, e quindi il mio impegno rimane. L'altro impegno che sicuramente porterò avanti è quello di aiutare la coalizione di centrosinistra ad essere il più plurale e il più larga possibile. E adesso siamo arrivati allo sport. Partiamo dal calcio di Serie B. La sconfitta di sabato contro la SPAL lascia l'amaro in bocca al Pescara, specie per le decisioni arbitrali avverse. Il DS biancazzurro Bocchetti torna sull'episodio del rosso a Drudi e parla anche del cammino del Delfino da qui in avanti per cercare di centrare la salvezza. Lo ascoltiamo.
siamo stati molto ingenui, perché una partita in 11 contro 11 non l'abbiamo mai persa. Ma lui ha visto un pallonetto di Scognamiglio, invece poi Scognamiglio rimane lì sul posto, è stato molto più bravo Mora a buttarsi a terra, però al di là di questo noi dobbiamo rimanere in partita, perché potevamo, abbiamo la forza di poter pareggiare la partita e addirittura vincerla. Diciamo che l'ingenuità è stata molto più quella della prima munizione, perché onestamente era inesistente. Sulla seconda poteva, visto che ho considerato che la prima era molto leggera, la seconda poteva pure tranquillamente, visto che considerato che Amore non l'ha monito su quel petto a petto, quindi le tensioni in campo ci sono, bisogna avere un pochettino di intelligenza a capire che tipo di reazione c'è. Onestamente parliamo di due ragazzi, sia di quel Mora sia Drudi, sono ragazzi molto puliti, molto leali, quindi c'è stato uno scambio di idee, ma onestamente nessuna testata, nessuna, non c'era quasi niente, c'è stata questa reazione un pochettino di Drudi, che onestamente poteva sorvolare l'arbitro. Ha senso, nella prima parte di stagione nostra non c'è mai stato, quindi è stato sempre infortunato. È normale che è un giocatore importante, lo sapevamo, ma avevamo bisogno di qualche giocatore un po' più pronto, non potevamo aspettare Asensio in quel modo là. Poi il ragazzo onestamente ha chiesto la cessione, non è che noi abbiamo cacciato Asensio, anzi il ragazzo ha chiesto la cessione e noi con molta tranquillità l'abbiamo dato via, perché noi avevamo bisogno di giocatori che sposassero il progetto e di giocatori che vogliono venire a Pescara. Ma questo è un lavoro globale, è un lavoro di squadra e di allenatore, tutti dobbiamo alzare un pochettino l'asticella, perché fino a quello che stiamo dimostrando in questo momento qua non basta, quindi è un lavoro globale che deve fare squadra e allenatore. Però in queste quattro partite che c'è Grassadonia si è visto una gestione di palla sempre migliorando, e dobbiamo soltanto avere, te l'ho detto sempre, quel coraggio in più, quel pizzico di fortuna in più che ci fanno cambiare gli episodi a nostro favore. Adesso la Serie C finisce senza reti la gara del Bonolis fra Teramo e Catanzaro, col Diavolo che ha sempre avuto in mano il pallino del match ma non è mai riuscito a trovare lo spunto per far male ai calabresi, ridotti in 10 nella ripresa per il rosso a Scognamiglio. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Il big match tra Teramo e Catanzaro finisce 0-0 con il Diavolo che non riesce a ridurre lo svantaggio dal quarto posto delle Aquile e perdendo anche la sesta piazza in classifica. Un'occasione sciupata per i biancorossi, nonostante i tanti forfè, sia per il Catanzaro visto in campo al Bonolis e sia per la superiorità numerica negli ultimi 20 minuti di gara. Paci sceglie come nelle attese Mungo e Trasciani per riempire gli spazi lasciati dagli squalificati Bombaggi e Piacentini, ma deve rinunciare ad altri 7 biancorossi per infortuni vari. Nel Catanzaro, in cui manca invece lo squalificato Carlini, Di Massimo va a fare la mezzala sinistra lasciando l'attacco al duo evacuo Curriale. Il primo tempo si gioca a ritmi bassi, ma il Teramo si fa generalmente preferire e Costa Ferrera sarà il più pericoloso tra i biancorossi. Al 17° Arrigoni, da calcio di punizione, invita proprio al tiro dalla distanza il portoghese, con Di Gennaro che si rifugia in angolo. Al 28° è ancora Costa Ferrera ad impegnare l'estremo ospite. Il Catanzaro fa a tratti più possesso del Diavolo, ma sarà in fin dei conti sterile, con Lewandowski spettatore aggiunto per tutta la gara. Le Aquile protestano al 35° per un tocco di mano in area dei Trasciani, ma il controllo del difensore vede il pallone finire dal piede alla mano, dando sostanzialmente ragione alla valutazione di far proseguire del direttore di gara. Calabro aspetta un quarto d'ora prima di spostare Di Massimo più avanti, facendo entrare Parlati e Baldassin. Le Aquile infatti iniziano la ripresa con le difficoltà di proporsi viste nel primo tempo. Il Teramo ha il merito di provarci di più, anche se Di Gennaro non è di fatto impegnato. La prima mossa di Paci prima della mezz'ora è invece l'inserimento di Chiere Matenga al posto di un Mungo che non ha lesinato impegno, ma che è riuscito comunque a fare poco sul terreno di gioco. Al 32° Scognamiglio rimedia il secondo giallo di giornata, lasciando i suoi in 10 uomini. Il Catanzaro però è bravo a fare quadrato e non lasciare praticamente nulla alla formazione di Paci. Il tentativo più importante arriva proprio nel finale, con Santoro che prova a piazzare un tiro a giro di destro che Di Gennaro prega fuori. Un punto per parte dunque per le due squadre, ma la sensazione è che al Teramo manchi sempre qualcosa per essere più incisivo in avanti. Sabato prossimo i biancorossi torneranno in campo, questa volta a Catania, per un altro scontro playoff.
Ed ora la Serie D, 3 vittorie in altrettante partite per le squadre abruzzesi del girone F. Blitz in trasferta per Notaresco e Castelnuovo, mentre il Giulianova al decimo tentativo sfata il tabù delle gare interne. Vediamo il servizio riepilogativo di Jacopo Forcella. Solo sorrisi per l'Abruzzo nella quarta giornata di ritorno in Serie D. 3 vittorie in altrettante sfide con Castelnuovo e Notaresco che si impongono in trasferta il successo al Castrum per il Giulianova. Partendo dalla vetta al capo I Prati di Fiuggi, la squadra di Massimo Epifani soffre, manca una rete clamorosa con Dos Santos ma viene premiata negli sforzi dall'errore del giovane Azzeni, portiere dei padroni di casa tradito dal rimbalzo fasullo del pallone al momento del retropassaggio di Del Duca. 3 punti fondamentali per il Notaresco anche alla luce del pareggio del campo basso sul campo del Monte Giorgio, che porta le due formazioni ad un punto di distanza l'una dall'altra, ma con i molisani che hanno una partita in meno rispetto ai rivali. Sono 3 punti importantissimi in un campo difficile. Il primo tempo sapevamo che loro, specialmente in casa loro, giocano bene, abbiamo faticato perché accorciavamo un pochettino in ritardo, arrivavamo sempre fuori tempo e un paio di volte ci siamo trovati in difficoltà. Poi il secondo tempo invece la partita è cambiata e abbiamo fatto molto molto meglio, abbiamo creato qualche occasione da gol e poi siamo stati premiati per gli ultimi 25 minuti, mezz'ora che abbiamo alzato il ritmo e siamo stati fortunati sul gol, ma credo che abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti dove potevamo segnare prima. Trema ma riesce a risolvere la pratica del Civitella e il Castelnuovo. I neroverdi rischiano perché vanno sotto per effetto della rete realizzata da Abercon, ma Loviso si dimostra come al solito l'uomo in più anche quando non va a segno. Sono suoi infatti i 2 assist che permettono a Fagioli nel primo tempo e Andoie nella ripresa di ribaltare la sfida e continuare la rincorsa alle parti nobilissime della graduatoria. Castelnuovo che con questo successo sale a quota 40 punti, salvezza ormai in tasca e da adesso in avanti la possibilità di giocare senza patemi le restanti gare di campionato. Noi vogliamo toglierci qualche soddisfazione, quello sì, è vero che ormai sarebbe una falsa modestia per continuare a dire che pensiamo alla salvezza, perché l'avremmo quasi raggiunta anche se mancano ancora tante partite, però noi dobbiamo continuare a divertirci, a pensare non a chissà che cosa, dobbiamo pensare come abbiamo fatto fino adesso ad affrontare l'avversario ogni domenica nel migliore dei modi, cercare allenarci durante la settimana per provare a batterlo, poi se ci riusciamo bene, altrimenti fa niente. Dopo 9 tentativi andati a vuoto, al decimo il Giulianova sfata il tabù interno e vince la prima gara tra le mura amiche del campionato. È la doppietta di Federico Barlafan a regalare 3 punti fondamentali ai giallorossi, che recriminano anche per un calcio di rigore non assegnato nel primo tempo per fallo netto in area di rigore su Paudice. Una settimana peraltro che aveva visto anche il successo d'Agnone, 6 punti dunque in 4 giorni che danno nuova linfa al Giulianova per una rimonta che adesso non sembra più così impossibile, a patto che l'11 di Leonardo Bitetto continui a dare segnali di vitalità come nelle ultime settimane. Insomma, oggi è stato il miglior Giulianova della stagione. Sì, senza dubbio, anche perché la partita l'abbiamo fatta noi sin dall'inizio, abbiamo giocato una bella gara, una gara che ci concilia anche con il gioco del calcio, insomma, cosa che purtroppo non avevamo ancora fatto fino ad oggi. 2 vittorie di seguito sono molto molto salutari, ma ripeto, poi sono state 2 vittorie in crescendo come prestazione, come gioco, ma soprattutto come aggressività. La squadra oggi è stata una squadra molto aggressiva, portava pressione, rubava palla, ripartiva. Giulianova che sabato recupera il match contro il Matese in attesa che anche la situazione Pineto si sblocchi, con quella non disputata ieri con la Vastese fanno infatti 8 rinvii e i casi 5 che permangono nel gruppo squadra biancazzurro rischiano di far saltare anche il primo recupero con l'Olimpia Agnonese. Il campionato domenica si ferma per permettere di smaltire un po' del programma che si è lasciato alle spalle, ma non sarà semplice, anche considerando che molti dei recuperi potrebbero saltare ulteriormente. Il nostro telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento è alle 19, i nostri servizi se volete come sempre sono on demand. Vi ricordo gli appuntamenti di questa sera a partire dalle 20, dallo speciale 8 marzo di Sportivamente Donna e poi alle 21 l'appuntamento con Replay. Grazie ancora e buona giornata.